Voglio parlare ancora del vulcano Marsili, sempre più di attualità, il più grande vulcano d'Europa, e del Mediterraneo che si estende sui fondali del Mar Tirreno fra Calabria e Sicilia per una lunghezza di 70 km e una larghezza di oltre 30. Lo ha stabilito un lavoro pubblicato su Gondwana Research, un gruppo di ricerca internazionale che comprende l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Una campagna di esplorazione è cominciata nel 2006 a bordo della nave oceanografica Universitatis, che ha fatto un punto di chiarezza scientifica sulla natura di questo vulcano sottomarino, della cui potenziale pericolosità si discute molto poiché è nota da tempo la sua attività sismica e idrotermale. L'ipotesi più accreditata dagli studiosi era quella che considerava cessata l'attività del Marsili circa 100.000 anni fa. Nel corso della missione, finalizzata ad acquisire nuovi dati sui prodotti emessi dal Marsili e sulla loro età, è stata prelevata a una profondità di circa 839 metri una colonna di sedimento che ha evidenziato due livelli di ceneri vulcaniche dello spessore di 15 e 16 centimetri, la cui composizione chimica risulta coerente con quella delle lave del vulcano. Per risalire all'età degli strati di questa carota di ceneri, i ricercatori si sono serviti del carbonio 14. Le due analisi eseguite sui gusci di organismi fossili marini contenuti nei sedimenti hanno fornito rispettivamente un'età di 3.000 e 5.000 anni. Queste datazioni testimoniano una natura almeno potenzialmente esplosiva del Marsili in tempi storici. A questo punto sono necessarie nuove ricerche per implementare un sistema scarso di monitoraggio che possa valutare l'effettiva pericolosità connessa a una possibile eruzione sottomarina. Eruzione sottomarina che potrebbe causare gravi danni alle coste a causa di tsunami che potrebbero avvenire. Non è da escludere che il Marsili venga inserito nella lista dei vulcani pericolosi e attivi come Vesuvio, Campi Flegrei, Stromboli, Vulcano, Lipari. Alla ricerca hanno collaborato diverse università, anche straniere, come l'Università di Madrid, la Leibniz di Hannover e altri enti di ricerca. Naturalmente non bisogna essere allarmisti. C'è chi teme che un possibile risveglio possa causare uno tsunami nel Tirreno, anche se è importante tenere sotto controllo la situazione. Per questo sono necessarie nuove ricerche per implementare e potenziare il sistema di monitoraggio che possa valutare l'effettiva pericolosità connessa a una possibile eruzione sottomarina. Vi rimando a dei link che lascio nella descrizione di questo video, ad altri miei vecchi video che riguardano l'argomento e lo approfondiscono. Vi ringrazio, vi saluto e vi rimando alla prossima.